Il referendum sull'autonomia del Veneto che si svolgerà il 22 ottobre, riassunto in 100 domande dei veneti al presidente Zaia con relative risposte. Ringrazio questo comitato che, come gli altri che stanno lavorando, che si è adoperato addirittura per raccogliere 100 domande, e dico 100, dei cittadini, che sono le domande più frequenti rispetto al referendum. Mi hanno detto: vuoi rispondere alle 100 domande? Ho accettato, per cui questo libro ha le 100 domande raccolte con le mie 100 risposte. Zaia ha poi specificato che questo è il referendum dei veneti, non dei partiti, né tantomeno suo. È tornato anche a prendere le distanze dalla consultazione dei catalani. Il nostro è un referendum consultivo, non c'entra nulla col referendum catalano che è indipendentista. Il nostro è un referendum in linea con la Costituzione. Lo dico ai veneti, lo celebriamo in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Cioè, noi abbiamo vinto avanti la Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto al Veneto: è giusto che voi celebriate il vostro referendum. Quindi i veneti sono chiamati ad andare a esprimersi, spero lo facciano tutti. Dove? Diciamolo dove. Presso i seggi dove comunemente si va a votare, perché è un'elezione ufficiale. Per quanto riguarda la Catalogna, il governatore ritiene che il presidente spagnolo abbia agito nel modo sbagliato. Ormai si è superato anche il problema della partita indipendentista, la democrazia, perché il popolo vuole scegliere il proprio futuro. E penso che il grande errore che ha fatto Rajoy, il presidente, è stato quello di non aver fatto come gli inglesi, di aver accettato il referendum e magari di fare la campagna contro l'indipendenza se lui non ci crede, no? E così dovrebbe fare uno statista, un capo di governo. Lui invece ha deciso di sopprimere, di reprimere ogni forma di richiesta circa l'indipendenza.